Questa sera iniziamo un ciclo particolare e con un personaggio novarese, Serazio, un nome chiaramente novarese, mio caro amico per tanti anni, che ha accettato questa nostra proposta, anzi ci ha anche aiutato nel creare la sequenza delle varie conferenze. Giuseppe Serazzi, appunto, è nato a Ravana, ha seguito il Politecnico di Milano, ma faccio un passo indietro, è stato uno studente dell'Oman, che ancora oggi l'Oman ha una scuola molto importante per la nostra città, che ha prodotto veramente cosiddetti cervelli, e uno di questi che è Beppe Serazzi. Ha avviato una carriera universitaria dopo una lunga esperienza aziendale presso l'Olivetti e dal 1991 fino al 2013 è professore ordinario, è stato professore ordinario di impianti informatici al Politecnico di Milano. In precedenza ha insegnato nel Dipartimento di Matematica dell'Università di Studi Pavia fino all'87, dal 78 all'87, come professore associato. E al Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università di Studi Milano dal 87 al 91. È stato visiting professor presso varie università americane e a questo punto chiedo la parola al professore. Partirò un pochettino dal passato per far vedere come da questo passato per forza di cose è sfociato il computer, diciamo. Era naturale che dovesse capitare e vedere come mai il computer si è evoluto. Ma soprattutto la cosa direi più importante è cercare di farvi capire che oramai la società umana è arrivata a un punto in cui non si evolverà più come è stato dei millenni scorsi. C'è un qualcosa di completamente nuovo che si apre davanti a noi, e questo qualcosa è stato reso possibile, non voluto, ma reso possibile anche dalla disponibilità di queste, diciamo, macchine computer che sono a disposizione di tutti noi. In particolare, poi parleremo un po' di cloud, che tutti sappiamo ormai cosa sono, eccetera, e cosa serve un pochettino. Diciamo, voglio riuscire a farvi capire come in realtà sin dalle epoche remote la gente ha capito che la conoscenza, il sapere, era il motore fondamentale per sviluppare una società. Queste sono quotate come la prima biblioteca, una delle prime, ma la prima di cui hanno ritrovato ancora adesso qui, se vedete questa, diciamo, questi sono stati messi bene in elenco circa in realtà dagli inglesi. Il British Museum ha fatto una mostra su questa biblioteca, e questo re, che è Assurbanipal in realtà, come vedete, è, diciamo, stiamo parlando di 650, ha vissuto quest'epoca avanti Cristo, per primo aveva capito che la cultura, diciamo, riuscire a coltivare certe arti avrebbero sviluppato il meglio per il popolo suo, cosa che è capitata. Tant'è vero che questo re, che non era uno molto modesto, tutto sommato, perché vedendo i suoi libri o documenti, questi allora si usava argilla su cui si incidevano, quindi erano cilindri, questo l'ho riportato qui in grande rispetto a questi piccolini. Lui si citava come il re dell'universo, poi alla fine, perché comandava, insomma, lui era diventato veramente una persona molto, molto in gamba, e tutte queste conoscenze l'ho tradotto pari pari da quello che c'era Londra citato, hanno portato benessere per il re e la nazione. Cioè, non siamo noi a dirlo, ma in questo caso avevano intitolato a Londra questa grande mostra con Knowledge is Power, l'unica cosa che c'era in inglese, però l'hanno fatto loro. Cioè, lui allora, nel 650 avanti Cristo circa, aveva detto: guardate, la conoscenza è fondamentale. Chiaramente allora per lo più si trattava
magari un po' di cose inventate, perché diceva che leggeva i paesaggi celesti, gli dèi gli raccontavano una cosa o l'altra, però parlava di astronomia, parlava, cioè, e, cioè parlava di in parte calendario, eccetera. Quindi è una cosa non indifferente, insomma, pensare che da allora adesso c'è ancora questo. Gli inglesi se ne sono accaparrati tutti perché l'hanno scoperta questa biblioteca e hanno, diciamo, preso in prestito per 92.999 anni questi documenti. Dunque, l'evoluzione della stampa, perché voglio farvi vedere questa? Queste sono cose che tutti sanno, tutti voi sapete probabilmente molto bene, da alcuni, insomma. Cioè, quello che volevo farvi capire è che dal XII secolo in poi si è avuto a disposizione carta, quindi questo ha permesso ovviamente di cominciare a conoscere bene, a scrivere su questi documenti. Tuttavia, dal VI secolo d.C. Sono stati usati dei blocchi di legno con caratteri fissi, cioè c'erano dei blocchi di legno con incisi i caratteri su cui. Questo era una cosa limitativa in un modo enorme, perché capite che una pagina scritta, incisa, era già qualcosa, perché sbloccava un po' degli amanuensi, la conoscenza e quindi il potere loro risiedeva ancora nelle mani degli amanuensi che scrivevano, e chi riusciva ad avere i papiri e a leggerli aveva l'evoluzione, aveva le cose che contavano. Ebbene, finalmente, diciamo, gli amanuensi hanno perso potere quando è arrivato questo inizio della rivoluzione culturale di massa da Gutenberg in poi, perché nel 1455 ha inventato la pagina col torchio, che vabbè è diverso, ma a caratteri mobili. Quello che volevo dirvi era, guardate dal VI secolo, quindi parliamo pure di quasi mille anni sono passati, ma ci sono voluti mille anni per evolvere dai caratteri, dalle pagine con caratteri fissi a quelle con caratteri mobili, quasi mille anni, una cosa enorme rispetto a quello che noi vedremo adesso come evoluzione delle tecnologie. Eppure, comunque, questa è stata una rivoluzione fondamentale, perché ha permesso di diffondere la conoscenza alle masse. E questo non è messo solo, vedete, come inciso gli inglesi, al solito il Times di Londra stampava 1000 pagine all'ora già nel 1814, che si era accaparato il brevetto per il torchi di Chiesa, perché gli altri si rompevano, eccetera. Ecco, bene, allora, trasmissione del sapere vuol dire appunto avere libri, avere documenti con cui trasmettere. Allora si trasmettevano solo con questi. Vi cito alcuni dati che sono, diciamo, pubblicati. Gli Stati Uniti hanno anche loro avuto ben chiaro sin dall'inizio che la conoscenza è stata nei libri, che la conoscenza, quindi hanno creato subito questa enorme struttura, Library of Congress. Hanno impiegato 195 anni per catalogare, per portare, per avere 14 milioni di documenti, che è una cosa non banale, insomma. Beh, guardate un momentino, dal 1990, quindi in anno in cui internet si è diffusa abbastanza, in tre anni sono stati caricati 10 milioni di documenti, cioè ci sono voluti tre anni quasi per caricare quelli che appena prima, mezzo secolo prima, il Library of Congress che era partito l'hanno impiegato, caricato tre anni. 250.000 siti web. Il dato per il 2020 dice che il 50%, ma lo vediamo poi in più dettaglio, di tutti i dati generati saranno pubblici, diciamo così, saranno, non voglio entrare nel merito di parlare di cloud, ma saranno disponibili, vediamo poi meglio. Ma perché vi dico questo? Perché oggi della Library of Congress e di queste cose non ce ne faremo più nulla, perché guardate il Kindle, quanti di voi o quanti hanno un Kindle Amazon o un analogo? Cioè un libro digitale che contiene in un oggetto poco più grande di un iPhone 3.000 libri, mi contiene.
uno dice, vabbè, ma pesa meno di 200 grammi, ha dentro tutto Bluetooth, Wi-Fi, schermo, colore, ormai posso adottare, posso aggiungere le note, eccetera. Mi fa archiviazione su cloud, ma pensate che quello che è bello anche, che è importante, è che io su questo Kindle poi clicco, faccio il download di altri libri, cioè vado nella biblioteca e visito una biblioteca quasi infinita. In questo caso ce ne sono milioni disponibili, ma ce ne sono anche altri. Cioè guardate, vedete l'evoluzione delle biblioteche, libri, stampa, Kindle. Kindle con dei numeri che sono inimmaginabili rispetto a prima. Cosa è capitato dall'altro lato? Trasmissione dati. Qui ho fatto dei semplici calcoli che però sono a modo di esempio, non prendiamoli come ho calcolato, nel senso che si è partiti Magellano, ma anche prima c'erano, citò proprio su tutti i suoi diari, c'era scritto che si avvicinava alle coste e vedeva un mucchio di segnali di fumo, vedeva i segnali che cioè, si stanno trasmettendo dei segnali, ma non so cosa o meno. Pensate, per ricordare il titolo del discorso, diciamo una torre ogni 3 km, facendo i conti 5 minuti segnali, insomma un minimo di conti, veniva che potevo trasmettere puramente in modo teorico, perché al primo soffio di vento, al primo guaio che avevo, il fumo ovviamente spariva, ma era usato comunque allora. Potevo viaggiare a 36 km all'ora in condizione ideale teorica massima, diciamola così, massima. Cos'è capitato? Un Roma-Milano, con 600 km, facendo un conto appunto la torre ogni 3 km, che non si poteva mettere poi oltre, se no non si vedono, eccetera, in sostanza 16,6 ore, teoriche se tutto va bene, tutto. 16 ore per far arrivare un segnale. Giulio Cesare, che invece era uno molto attento, perché ha passato subito molto, diciamo, all'estero, cioè fuori dall'Italia, visto che lo mandavano bene fuori da Roma, diciamo così, attorno al 50 usava molti cavalli, tant'è vero che lui ha inventato anche da prima il primo codice crittografato, perché quando si studia crittografia moderna anche su internet, eccetera, tutti dicono, ah, questo era il codice Giulio Cesare, molto semplice, però era già un indice non banale, insomma, di intelligenza. Beh, Giulio Cesare coi cavalli, facendo un conto, messaggeri che corrono veloce, i cavalli che corrono sempre a 75 km all'ora, poi arrivano, cioè cambiano subito, eccetera, insomma, fanno un Roma-Parigi, perché lui aveva sempre bisogno di Roma-Parigi, Roma-Germania, sempre, diciamo, da quelle parti, impiegava un 20 ore. Insomma, poteva già essere un qualcosa di buono nei tempi di Giulio Cesare. Tuttavia, l'evoluzione che abbiamo avuto nella trasmissione dei segnali, eccetera, vi do anche questo dato, perché è stato il primo treno, quindi il trasporto di massa un pochettino, nel 1933, questo treno è riuscito ad andare a 160 km all'ora da Hamburgo a Berlino, cioè il tedesco. Questo è il massimo a cui si era arrivati. Beh, io porto solo un dato, qui un dato molto, diciamo, conservativo, perché adesso c'è una fibra ottica su cui io trasmetto, faccio scorrere i segnali, in realtà scorrono dei fotoni, ma a fare un Roma a Parigi, un chilometro di fibra ottica mi pesa molto poco, cioè me lo porto, peso, insomma, diciamo che stiamo raggiungendo che un Roma a Parigi, che prima ai tempi di Giulio Cesare impiegava le 20 ore, quindi nel 50 a.C., adesso impiega 7,5 millisecondi, ma in realtà ne impiega molti meno se non uso certo. Ma sto parlando di millesimi di secondo da Roma a Parigi, millesimo, quindi una cosa, diciamo, dico inconcepibile, perché quelli che corrono Formula 1 sanno anche decimi di secondo che fanno il giro vicino, però un tempo zero, potremmo dire, rispetto agli altri che abbiamo avuto, tutti quelli che abbiamo avuto. Quindi, diciamo, trasmettiamo a tempo zero adesso, perché mandiamo la velocità della luce. Io qui ho citato solo 200.000 al secondo, la luce è 297.000, siamo
a 300.000, solo che bisogna avere un po' di tecniche di trasmissione, eccetera. Perché questo è un primo salto già che abbiamo fatto enorme. Il secondo salto è questo. Beh, attorno al 50, questo era il computer su cui si... i computer, perché poi abbiamo avuto in Italia le Lega, le Lega 6001, 9003, su cui tutti abbiamo lavorato, eccetera, eccetera. Comunque, su questo primo, per darvi un'idea, questa è la valvola, no? Vi farò vedere appunto poi più in dettaglio questa. Queste sono le dimensioni che aveva. Aveva una memoria di 20 numeri, 20 numeri di 10 cifre. 20 numeri di 10 cifre. Immediatamente potete fare il parallelo col telefonino che avete, con l'iPhone che abbiamo, insomma, no? Però potete vedere come, qui vedete, come era un progetto enorme, insomma, era costato sulla spinta della guerra d'oro, sulla spinta bellica, su tutte queste cose, quindi i soldi li hanno trovati, $500.000. Ma oggi cosa capita? Questo laptop che ho io qui, è citato uno a caso, nel senso che questo lo io, ma ce ne sono anche migliori di questo, pesa 750 grammi, ma 750 grammi rispetto a 30 tonnellate, cioè siamo un pochettino. Questo laptop ha un miliardo, un'idea, abbiamo un'idea, insomma, di transistor, quello ne aveva 18.000 valvole, che insomma paragoniamo della transistor via, cioè 18.000 contro un miliardo. Questo io ho citato qui archivi perché lo storage 128 miliardi, adesso entreremo meglio in dettaglio di questo, ma anche solo la memoria, diciamo, del computer è sui 4 miliardi di caratteri contro una memoria di 20 numeri di 10 cifre, cioè per darvi un'idea, è vero, sono passati 50 anni, 60 insomma, però è una cosa inimmaginabile. Cosa costa $500? Rispetto ai 500.000, quindi insomma, questa è la differenza che c'è. Guardate qui, ho fatto un po' di museo personale, nel senso ho fatto un po' di foto a casa mia di vecchie cose che abbiamo accumulato nel corso degli anni, mi sono rimaste in fondo al cassetto, non è altro. Quindi queste sono foto un po', le ho messe insieme un po' con una certa logica, adesso vi spiego. Partendo dalle valvole, c'erano valvole poi anche più piccole, ma qui ho citato il brevetto, anche qui gli anni oscillano, perché questi hanno una vita di 10 anni, 20 anni, eccetera. Quindi qui ho citato la bicciolina, vuol dire circa, no? Circa nel 1950 questa era la valvola termoionica che si usava. In realtà io quando ho cominciato a lavorare c'erano già le ultime valvole e i primi transistor, quindi questi li ho a casa ancora. Però questi sono già, vedete, un transistor, possiamo fare un'equazione banale, un transistor, una valvola, via, ecco, diciamo la funzione è quella, poi guardate che differenza di dimensione, ma guardate questo non si poteva fare niente di meglio, è un circuito integrato, su cui qui ci sono 1.4 miliardi di transistor, qui, dentro questa placchettina, che è, questa è del 2012 ovviamente, questa è del 63. Ho messo vicino il telefonino per darvi un'idea su una dimensione anche che tutti noi poi possiamo sapere, insomma, ecco. Quindi al telefonino, per motivi particolari, tecnologici, ce n'è meno, in realtà 35.000 sono dentro di transistor, 35.000 comunque ce n'è dentro. Dunque qui non è inutile leggere le cose, è bella, perché però qui potete vedere diciamo tutti i processori che sono usciti dal 70 in poi, ma l'unica cosa che volevo farvi vedere era, intanto c'è una legge che è molto nota, che la densità, dunque la velocità dei transistor raddoppia ogni anno e mezzo. Siamo vicini alla fine di questa legge ormai per tanti motivi fisici, però fino adesso ha resistito in un modo perfetto. Ma il dato importantissimo è questo, 2018, che ho citato però un po' dopo, 2019, vedete 50 miliardi di transistor su un processore, su un singolo processore, 50 miliardi. Beh, l'uomo ha 100 miliardi,
faremo questo pomeriggio più volte anche, di neuroni, no? L'uomo ha 100 miliardi di neuroni, vero? Spero se c'è qualche uno che medico può dirmelo meglio, ma io ho trovato questo dato, si cita, questo vuol dire che 50 miliardi dentro in un circuito integrato un po' più grande di questo, ovvio c'è bisogno della ventolina per raffreddarlo, c'è bisogno di un pochettino di tecnologia, però parliamo di 50 miliardi, ecco, c'è una cosa impressionante. Qui è il secondo aspetto che volevo farvi vedere quando si parla di dati, di cloud, eccetera, insomma, di memorie, la memoria del computer. Beh, qui dentro, ecco, ho ingrandito la prima, questi erano i bit, questo è un nucleo di ferrite, che era rotondo come un anellino, si infilava dentro tre fili e questo, grazie alle tecniche di magnetismo, residuo, diciamo così, questo vedete filato, no? Quei fili, eccetera, insomma. Questo memorizzava un 1 o uno 0, o un 1 o uno 0, in un modo o nell'altro. Questo è il concetto della memoria. Beh, guardate questa scheda qui, che è una schedina, appunto, conteneva 13 caratteri, byte anche, sono chiamati così, 13 caratteri. Beh, guardate qui, questi sono delle, diciamo, delle, si chiamano, insomma, di memoria, dei blocchetti di memoria e contengono tutto questo, 8 miliardi di caratteri, 8 miliardi e qui 13, non miliardi, 13 caratteri, 13 byte e qui sono 8 miliardi. Ma guardate un'altra banalità, cioè dietro tutto, voi avete il pendrive, avete la chiavetta, una chiavetta, 16 miliardi. Tutto quello che avete voi, 8 miliardi, 8, sono lì. In più, qui invece, quindi questa per quanto riguarda, allora queste due per quanto riguarda le memorie interne del computer che hanno bisogno. Il computer ha due tipi di memoria, quella interna, su cui ha bisogno, diciamo, di lavorare e tenere i dati, lavorare con i dati che ha memorizzati, e quella esterna, che sta sui dischi, sul pendrive. Vi ho messo questi perché penso che tutti voi vi ricordiate questi floppy disk che ormai sono passati alla storia, ma chi lavorava sui computer non tanti anni fa, prima ha cominciato a usare questa, ma qui parliamo del 78 già, quindi non poi tanti anni fa, qui parliamo dell'87, il floppino che è diventato un po' più piccolo, un po' più capace, 1,4 milioni di caratteri, milioni di caratteri. Ma questo è anche questo interessante perché ho detto c'è la memoria interna e la memoria esterna. Memoria esterna vuol dire dischi, vuol dire, beh, questi sono i primi dischi su cui si lavorava, si prendeva per questo, attraverso questo manico e si andava in giro, Milano-Roma si andava in giro, questi sono dei dischi BM2314. Ne ho caso uno, l'ho pesato bene, pesa 8 kg questo. 8 kg, andavamo in giro con queste cose da 8 kg, l'abitato. 8 kg e fa 29 milioni di caratteri. Adesso io ho riportato spesso l'acronimo megabyte, insomma più o meno, ecco, però uno si ricorda un pochettino. Questo fa 29 milioni. Guardate l'evoluzione, dal 65 vogliamo saltare ad oggi. Oggi, poco tempo fa, ho comprato per 80 euro questo disco esterno, che ha 2 terabyte, cioè 2.000 miliardi di caratteri. 2.000 miliardi. Questo. E cosa pesa? 100 grammi, 106 grammi. Cioè, questi sono 8 kg, 106 grammi. In mezzo, ovviamente, c'è tutta una miriade, un continuum, insomma, di artisti, eccetera, insomma, che vanno. Devo dirvi che non ho le cose più, non dico moderne, ma che adesso si andranno a usare. E cioè, si butteranno via i dischi in sostanza tra un po', appena però i costi scenderanno, perché saranno tutte memorie che però con capacità molto molto grande, SSD insomma si chiameranno, adesso costano un pochino ancora, però e sono velocissime, perché capite, un dischetto può essere impaccato eccetera, ma poi gira alla fine, ah qui l'avete, questo è un disco che gira, questa è la testina che legge, un po' come i dischi
vinile, insomma, che avete, no? Capite che per una più veloce uno dice fanno il giro più veloce, ma non è che, cioè, arrivano 12.000, 15.000 giri alcuni, ma poi più giro veloce più si rompono, più, insomma, cioè non posso girare dal ritardo, insomma, no? E quindi i dischi hanno raggiunto i loro limiti, cioè non riescono a andare, insomma. Perché ho fatto vedere quello? Perché avete visto l'enormità di differenza, cioè una cosa enorme. Se noi pensiamo ai tempi, tempo di diffusione delle tecnologie, dunque la radio ha impiegato per raggiungere 50 milioni di utenti, che è abbastanza, insomma, un limite, però quando è uscita la radio eccetera, 38 anni che si è diffusa, quindi occorrevano anche i ripetitori eccetera. Il PC, da quando è uscito, a 16 anni ha raggiunto 50 milioni di utenti. La televisione, da quando è uscita, cioè è disponibile, 13 anni per raggiungere 50 milioni. Queste sono invece le cifre impressionanti. 4 anni internet, in 4 anni ha raggiunto 50 milioni. Adesso poi vedremo cosa ho aggiunto, ma questo è ancora più impressionante perché fa parte, questa è stata una cosa tecnologica, questa è stata una cosa sociale, cioè la rivoluzione sociale introdotta da quelli che chiamiamo i social. 2 anni, Facebook in 2 anni ha raggiunto 50 milioni di persone. Vediamo un pochettino. Dunque, su una popolazione mondiale siamo 7 miliardi e 7, gli utenti internet sono 4 miliardi e 4, quindi c'è un buon 57% della popolazione già. Il numero di siti web, ok, sono tantissimi, ma guardate, gli utenti mobili sono di più degli utenti internet, perché sono tutti quelli col telefonino, perché ormai la gente usa i social, non fa calcoli, però li usa in un altro modo. Sono 5 miliardi, quindi è di più degli altri. Ho trovato questi dati impressionanti perché mediamente sono 3 milioni e 9,58 attivi sui social e stanno 2 ore e 16 minuti al giorno. 2 ore e 16 minuti. Che è una cosa, uno dice, ma cosa fa? Guardate, su Facebook oltre 2,4 miliardi di utenti al mese, di cui 1,5 attivi, 1 miliardo e 5 attivi giornalmente. Questo ve la dice lunga su quello che poi sarà la mia ultima slide, e cioè chiudere Facebook o cose simili, insomma, adesso detto in termini poveri, però non è proprio del tutto così, non chiudere, ma regolamentare Facebook. Questo è il concetto, insomma. Non si può lasciare, perché la popolazione italiana o la razza umana va in quella direzione ed è inarrestabile. Non posso mettere, anche se io mettessi a pagamento 10 euro, per, non cambierebbe nulla, insomma. Allora, le tecnologie. Tecnologie ce ne sono state tante. Quelle che contano sono le disruptive technologies, cioè voglio dire, il termine tecnico, ma certamente vuol dire le tecnologie che danno un cambio, che cambiano la vita, e qui possiamo vederne parecchie, insomma, motore scoppio, elettricità, elettronica, l'acciaio, ci sono state tecnologie che hanno veramente cambiato la vita. Queste, guardate, ma ne ho citate pochissime qui, di tutte quelle che sono disponibili al giorno d'oggi, ma se le guardate, tutte sono disponibili grazie al fatto che c'è un computer sotto, più computer sotto, che sono velocissimi, che hanno, diciamo, permesso di creare queste nuove tecnologie. Quindi parliamo di cose di cui adesso effettivamente vedremo un momentino più in dettaglio, ma il computer non è stato il computer che ha generato le nuove tecnologie, ma ha permesso la creazione di queste cose.
Il computer è la base su cui Facebook lavora, adesso io dico cito Facebook perché a tutti noi, perché se non fosse veloce la struttura, se non fosse veloce il cambio, le procedure, la codifica, tante cose, uno poi non lo userebbe, invece tutti lo usano, perché permette queste cose velocissime. E ho preso a esempio questo, che peraltro è un progetto che è fatto leader di questo, leader di uno dei progetti genomici, è abbastanza di fianco alla mia, quindi è una persona eccezionale. Allora, però, diciamo, il progetto originale, il progetto americano, con cui hanno contribuito gli altri. Beh, guardate, inizio del 90, cosa vuol dire sequenziare il DNA? Questo è stato uno dei progetti frontiera, perché ha cominciato a entrare nel metodo di, vorrei dire, costruzione o evoluzione della razza umana. Questo, senza il computer, questo era impensabile, assolutamente impensabile. Beh, si è dovuti lavorare molto, diciamo, 3 miliardi di lettere, un DNA con sovrapposizioni, trovare le sequenze, trovare dove c'è la differenza tra una sequenza, cioè è un lavoro enorme. Quindi qui vedete 750 milioni, diciamo, di caratteri sono venuti, di dati, perché queste lettere si combinano. Quindi ogni DNA ha un 750 milioni. Tenete conto che però ogni individuo, se io lo srotolo e devo tenerle, sono 200 miliardi. Ogni individuo di questi caratteri, di questi dati, ho messo questo dato che vuol dire circa l'Enciclopedia Britannica. Tutta l'Enciclopedia Britannica, che è la mega enciclopedia che gli inglesi ovviamente, visto la Congress of Library eccetera, non si sono lasciati, anzi loro erano anche prima della Congress of Library ovviamente, comunque su cui c'era la scienza britannica, diciamo, di allora, che era veramente la scienza leader, è 200 miliardi di dati. Questi, ogni individuo ha un peso in termini di dati come tutta l'Enciclopedia Britannica per il DNA. Cos'è costato questo? Beh, qui dice anche che le posizioni importanti, insomma, gli studi si fanno, ma si fanno sullo 0,1% di tutti quelli, si va a vedere le differenze, eccetera. Comunque, il costo per sequenziare un singolo DNA, adesso il costo totale è stato 3 miliardi e mezzo di dollari messi dagli americani, eccetera, ma il costo poi che è emerso per il singolo DNA è 150 milioni. Allora, adesso nel 2015 il costo del singolo DNA è 1000, meno di 1000. Forse qualcuno di noi se l'è fatto fare anche da quelle internet, ma tra molto poco sarà meno di $100. $100. Beh, guardate la quantità di dati necessari. A nessuno sarebbe venuto in mente di sequenziare un DNA, di studiare la sequenza, se non ci fosse stata la possibilità tecnologica, non i soldi li hanno trovati. I soldi li trovano sempre gli americani, se c'è da fare la bomba atomica, li hanno trovati immediatamente. Se c'è da fare a livello mondiale brutte cose, si trovano subito. Ma i soldi per il DNA, vuol dire lì, insomma, è stata un po' lunga la cosa, però li hanno trovati. Ma veniamo al cloud, perché è un altro dei temi che tutti oggi ci vanno al telefonino, no? Le cose, schiaccio il telefono. Fa il salvataggio in cloud. No. Dunque, al cloud ho riservato molte parole dopo, un po' di parole dopo, ma poco schemi, perché in fin dei conti, sentite, è semplice. Tutti noi usiamo la luce. Io infilo la spina e uso la luce. Qualcuno la produce questa luce. Io so che io se metto la spina la tiro fuori, c'è. Cloud, ma perché io devo comprarmi un computer se io so che qualcuno ha un posto dove ha un bel computer, chiamiamolo un computerone, un super computer, io gli mando, lui si ritiene, faccio un calcolo, gli scrivo, ehi, calcolami questo, pago, perché è pay per use, cioè io pago quello che uso, esattamente quello che faccio con la corrente. Prima ognuno di noi, quando non c'erano così c'erano delle centraline in giro ogni tanto, ma non c'era possibilità. Adesso invece
non solo, ma adesso poi c'è anche la possibilità, ognuno poi di generarsi corrente, certo, come i computer, ognuno, ogni dito, ognuno ha i suoi server, però se io mando, c'è uno che fa questi servizi per me, lo uso. Quindi il cloud è nient'altro che tutto il mondo, chiamiamo mondo, di tutte le applicazioni, di qualsiasi cosa, attraverso la rete, arriva a un certo punto a qualcuno che mi garantisce, che memorizza i miei dati, memorizza le mie foto, va anche a vedere dentro, perché io gli l'ho permesso, e non solo, ma comunque mi dà anche tempo di calcolo. Se io dico, guarda, devo fare dei calcoli, ma non ho voglia di comprare un calcolatore grande o meno, fai tu. E lui me li fa, poi mi fa durare un mese, però, o cose sì, insomma, cioè non è un problema questo, no? Quindi cloud, il concetto è veramente banale, quello del cloud, e cioè c'è qualcuno, è un concetto che avrebbe dovuto, cioè che era nella logica delle cose, così come ci sono le centraline di corrente elettrica, l'Enel, eccetera, che produce, c'è qualcuno che produce queste cose. Diciamo che anche qui, quello che sono partiti dai privati, ma anche qui bisognerebbe fare molto molta attenzione, insomma, perché abbiamo un mucchio di possibilità. Abbiamo da Amazon a Microsoft che mi offrono cloud a tutti i tipi, Apple, abbiamo, tutti ci offrono, insomma. Dovete anche farvi venire un dubbio, ma come mai tutti ci offrono gratis queste cose? Almeno Amazon perlomeno no, è onesto, perché chiede soldi. Ma come mai tutti ci offrono gratis? Vieni, memorizzo, ci penso io, non parliamo di Google, non parliamo di quello, insomma, questo ne parliamo poi un pelo più avanti, magari. Allora, comunque, enorme capacità, diciamo il termine giusto sarebbe infinita capacità di calcolo, ma infinito non esiste, quindi ho messo enorme capacità di calcolo di memoria. Ma perché è così importante l'enfasi sui dati che abbiamo? Come mai? Cioè, vi potete chiedere, ogni volta che adesso andate su qualsiasi sito, si oscura, viene giù, dice, per la politica, della privacy, noi lo facciamo per te, però ci devi autorizzare. Bravo. Andiamo a leggere le politiche della privacy e leggiamo che ci sono almeno tre categorie quando non sono mascherate anche lì, eccetera. Insomma, una concediamo sempre più allargata, concediamo loro di usarli. Un'altra dice concediamo loro, ma a quelli che fanno business con loro in qualche modo. L'ultimo dice concediamo a un termine vago, non è chiaro. A chi li vuole, eccetera, no? Ovviamente li daranno. Ma capite che come mai? Come fanno a stare in piedi questi? Non ci chiedono soldi? Google ci ha chiesto dei soldi? Niente. Facebook ci ha chiesto? No. Come fanno? Come fanno a vivere? Come fanno a essere le più grandi aziende del mondo? È perché i dati hanno un valore. Hanno un valore estremo. Sanno tutto di noi. Tutto. Sanno tutto. Addirittura anche l'altro giorno era magnifico perché Google ha detto ti faccio un favore, spegni il telefonino, siccome ha visto che io lo spengo di sera e poi lo riaccendo al mattino, dice se me lo dici ci faccio io. Ma non c'è problema, ha un'app nuova, poi dandogli il telefono, eccetera, lui me lo spegne e poi me lo riaccendo. C'è proprio una cosa. Ora, non lo so, non viene un dubbio a tutti, ma vediamo un po' cosa c'è dietro. Il ciclo dell'evoluzione umana è un ciclo abbastanza semplice in realtà, i componenti fondamentali, e cioè è un ciclo tra l'altro che continua a girare, cioè ci sono dai dati si creano delle conoscenze. I primi, no, quando ci accendevano il fuoco che bruciava, si creava la conoscenza che col fuoco riusciva a arrostire e quindi mangiava meglio. E quindi poi riusciva, dalle conoscenze, creava l'evoluzione, perché si evolveva, riusciva a migliorare la legna che usava, riusciva a girare, a fare scintille, eccetera. Questa evoluzione crea nuovi dati,
perché l'evoluzione porta nuovi dati, i quali portano nuove conoscenze, cioè è un ciclo continuo. Ma senza dei dati non si creano conoscenze, assolutamente. Il DNA che rimane su un individuo solo che gliel'ha dato e che l'hanno fatto non serve a niente, perché occorre correlare la malattia particolare che io vedo, che ne so, uno ha l'Alzheimer che ha quella particolare cosa del DNA, un altro ha delle altre cose, eccetera. Occorre avere dati per creare conoscenze e quindi poi faccio evoluzione, creo le medicine ad hoc, creo altre cose. Quindi ecco, diciamo, la cosa fondamentale, i dati. Bisogna averne tanti di dati, perché per avere il DNA di tutti, ma per avere anche tutte le informazioni, immaginatevi, di tutto il mondo, vi arriva, che ne so, dice, ah, un anno fa, Google dice, un anno fa hai preso questa foto. Come va? Non vi arriva ogni tanto. E siamo entrati quindi in questa era, si chiamano big data, no? Big data per dire, signori, come nei computer, non parliamo più del calcolatorino, parliamo di dati, e qui voglio subito andare alla trasparenza, alla slide successiva, che diciamo questi dati hanno reso necessarie delle nuove unità di misura. Cioè, queste sono le nuove unità di misura, adesso siamo ai zettabyte, che sono mille, miliardi di miliardi, diciamo, un zettabyte. Quindi sono, io ve le ho riportate qui, diciamo, perché spesso si usano kilobyte, megabyte, qualcuno usa su gigabyte, adesso i terabyte, quel dischettino che ho comprato era terabyte. Però qui siamo, vedete, sono potenze, cioè sono mille, quindi 10 alla 3 in più rispetto insomma, alle altre. Quindi questa è solo adesso non di qua. Diciamo di loro per dare un'idea, ma guardiamo un momentino, quindi vedete qui sono previsioni, 60% all'anno aumentano, siamo a 5 exabyte al giorno generati globalmente e che vanno, che vengono macinati, vengono creati. Uno può anche dire, ma questi dati, ma è possibile che sono così tanti? Sì, perché tutte le app generano dati, pensate ai sensori, pensate la macchina che guida in modo autonomo, che ha sensori, che rileva e che trasmette dati. Vanno da qualche parte questi dati, vengono memorizzati. Quelli di finanza, pensate in giro, le borse, gli scambi di valore, cioè cose. Ora, ma dove possono andare tutti questi dati? Caspita, ci vuole una quantità di dati. Quali problemi ci saranno per la privacy? Non apro questo problema, che come estrarre informazioni sintetiche e utili? Questo è l'altro aspetto. Voi forse ve ne accorgete, avere 3.000 foto vuol dire come non avere nessuna, perché andare a cercare una foto che avete bisogno su quella su 3.000 non la trovate. Ci vuole un criterio di ricerca, ci vuole un criterio di catalogazione, ci vuole un criterio di analisi di exabyte di dati. Perché se no, io non posso fare la ricerca sequenziale, perché impiego anche con i calcolatori veloci troppo. D'altro canto, noi ci stiamo avvicinando all'uomo, ma l'uomo, cioè la memoria, adesso che abbiamo nei calcolatori, è più grande di quella dell'uomo. Sicuramente, un calcolatore tiene molti più dati, questi zettabyte che possiamo tenere noi. Però noi abbiamo un vantaggio ancora, non so per quanto, che se noi chiudiamo gli occhi possiamo immaginare di essere sulla punta del cervino e vedere il laghetto blu con la trota dentro. Io lo vedo, io chiudo e lo vedo. Il calcolatore non ha questa possibilità di accesso ancora ai dati, se non che per confronti, per similitudini, cioè non c'è una cosa del tutto. Anche se i miei colleghi che verranno dopo diranno, cioè passando lungo su questa, ma non è ancora comunque simile. Allora, per chiudere il discorso del cloud, eccetera, qui siamo arrivati a questo punto, in sostanza voglio dire che nel 2025, guardate, la maggior parte dei dati risiederà sui cloud, Dropbox, Amazon, Microsoft, diciamo Google, Apple, eccetera, insomma.
i dati delle aziende rimangono più o meno stabili e quelli degli utenti finali vanno diminuendo perché gli utenti scaricano su cloud, chiaramente. Adesso vi sono enormi quantità di dati, per esempio si prevede che i dati della genomica saranno quantità enormi nel 2025, quindi vedete, si prevederà che il 75% nel 2025 la popolazione mondiale sarà connessa in rete, ma ogni singola persona avrà uno scambio ogni 18 secondi. Però d'altro canto io dico qui, guardo loro, vedo le cose, gli mando un'informazione, cioè. Ma vediamo una cosa che è un po' più inquietante. Beh, il Grande Fratello, io devo dire, George Orwell, l'ho letto un po' di anni fa quel libro lì, ma già allora, quando ha scritto questo 1948, cioè 1984, nel 1948, beh, devo dire che è stato uno ingegnetto, su questo. Allora, siamo d'accordo su queste cose, un individuo, quindi questa è un po', diciamo, una cosa banale, le sue azioni che quindi determinano il suo comportamento, come valutate in base alle sue azioni. Ma il comportamento è chiaramente influenzato da risultati di esperienze e conseguenze fatte, cioè questo non si discute, qualsiasi psicologo credo sia d'accordo, e che quindi io come esperienza le misuro con delle metriche, con degli indici, insomma, cioè dei valori. Ma allora se io le misuro con gli indici, se conosco i dati su cui le metriche prendono in considerazione, posso farlo automaticamente con un algoritmo questo. Quindi più grande è la massa di dati, più le previsioni saranno accurate, è ovvio. Se io dico, non so, prevedo che chi apre un'attività commerciale a un negozio in centro, in Cozzicovo, tutte le mattine va alle 9 a aprire, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e io baso le mie previsioni sul fatto che va venerdì, sabato, poi prevedo che domenica vada, ma domenica non va, perché ho i dati solo relativi a una serie piccolina. Ma se prendo i dati relativi a un mese e so che ogni 5 poi c'è un sesto che non ci va, beh, allora il settimo, diciamo su quella settimana, però poi sbaglio perché magari agosto non va. Ah beh, ma se io prendo i dati di 10 anni, vedo che tutti i 10 anni agosto non va, e mi metto questo dato dentro, quindi so esattamente cosa va. È una faccenda di dati. Quindi più grande la massa di dati, più io ho previsioni accurate, non si discute. Allora questa è la conclusione. Un algoritmo che conosce il nostro comportamento potrà di sicuro influenzare il nostro futuro. Sa che io vado, sa che non vado, sa che se faccio quello faccio male, perché poi avrò qualcosa. Quindi adesso si è in un'epoca in cui tutti parlano degli algoritmi, ma quello che io voglio dire, addirittura parlano che i politici, no, hanno la rete, il grande Rousseau ha deciso che andiamo a qui, cioè come se fossero degli individui. Ma guardate che esempi di queste cose ne abbiamo iosa, cioè Trump l'ha usato molto, molto male, no, Trump l'ha usato bene per lui, scusate. Voglio dire, Cambridge Analytica, anche se ha chiuso adesso, ma poi ha riaperto 300 metri dopo, voglio dire, se andate molto a vedere, hanno influenzato il processo democratico e si è fatto eleggere. È andato in una cittadina piccolina, questi avevano, si narra così insomma, avevano un'aspirazione di andare a fare il campionato di calcio americano, ma gli mancava un campione. Incrociando i dati Facebook, incrociando tutte le cose, hanno capito che c'era questa aspirazione potente, e Trump gli ha procurato il campione di football, quindi hanno votato tutti Trump. Ma c'è qualcosa di illegale? No. Cos'è illegale? Questo è illegale. È stato dichiarato che non c'è stata violazione di protezione dei dati. Quali avrebbero potuto dare i dati o no? Chi va a vedere? Tant'è vero che Cambridge Analytica, che ha un po' forse paura di questo, che uso e poi l'ho riaperto con un altro nome. Pensate a un sito di incontri online, dice che, ma sapete Tinder, che è una classica cosa di incontri online, ormai i ragazzi, gli adulti, un po' tutti insomma, 33 milioni, 50 milioni di iscritti e 33 milioni in Europa,
iscritti a questo, c'è gente che cerca la compagna, il compagno, cerca anche in modo innocente, cioè, alcuni, cioè quasi 9 milioni in Italia, e spendono, questi spendono da 10 a 30 euro al mese, ma capite, questi hanno i dati, cioè sulla base di cosa? Pensate, voglio dire, la società, i social stanno, cioè la società sta cambiando, non c'è più, no, il sistema che avevamo una volta, l'oratorio, la compagnia, il borgo, le cose, non c'è più. E usiamo DNA, dice, ma il DNA lo sai fare adesso, certo, le medicine, ma siamo sicuri che il DNA non può anche produrre nuovi organismi che non sono ancora stati creati, che non sono ancora apparsi su questa terra? Chi ce lo dice che questo? Questo è quello solo che voglio dire. Saremo gestiti da algoritmi? La mia risposta è no, non dimentichiamo. Gli algoritmi fanno nient'altro che eseguire operazioni che i progettisti gli hanno codificato. Il discorso è questo. Quindi gli algoritmi sono cose stupide, come i computer, sono stupidi. Non c'è niente da fare. Però l'intelligenza la metto io dentro. Pensiamo ai problemi di etica. Mi anticipo, non so, uno poi dopo vediamo. I veicoli a guida autonoma. Magnifico, sì. Prendiamo il veicolo e questo va. Ma cosa, non so, cosa può capitare se un bimbo corre e attraversa la strada e subito dietro gli arriva la mamma? L'algoritmo che guida deve decidere di prendere solo uno dei due. In questo caso è triste, ma magari la mamma, perché il bambino è poverino. Beh, uno dice, vabbè, pensate se due che si rincorrono, c'è un uomo bianco e un uomo di colore. Chi dei due deve uccidere? Pensate se c'è un uomo e una donna, un uomo che insegue una donna, chi dei due va ucciso? Qui sono problemi di etica non banali, insomma, sono problemi che vanno affrontati, è una cosa nuova, è una cosa. Adesso vi voglio anticipare, cioè leggere, visto che sono già sveglia, questo. Abbiamo tutti, diciamo, il vero punto di svolta, siamo in un Big Bang, assolutamente, perché oramai noi influenziamo l'evoluzione umana. Fino ad ora Darwin, eccetera, ci ha insegnato che c'è un certo ciclo, c'è l'evoluzione. Adesso non c'è più questo, perché noi siamo in grado, toccando il DNA, di fare dei salti, di creare quello che vogliamo. Noi, tra poco, ma già adesso qualcosa riusciamo a fare. E voi pensate che con l'etica bloccheremo questa evoluzione? No, no, no. Pensate, capite, uno mi crea, non so, il cyborg killer, no, mi crea un bel robot che quando l'immagine viene, quando vedo un poliziotto, mi spara. Il robot però può anche essere bravo perché attraversa, aiuta il vecchiettino a attraversare la strada o fa i lavori di casa. E c'è una cosa nuova. Pensate ai droni. I droni sono una cosa magnifica, portano in ospedale i medicinali, portano il cuore di cani, cioè si possono fare cose così. Due droni la scorsa settimana hanno fermato l'Arabia Saudita. Due droni. Perché? Perché invece di far portare qualcosa gli ha fatto portare un missile. Quello. Però i droni sono in linea di massima delle cose positive. Certo bisogna usarli, ma chi sarà in grado di fare questo? Guardate. Non c'è niente da fare, secondo me la domanda è, gli algoritmi governeranno il mondo e le nazioni? Allora quello che io dico è no, il futuro sarà sotto il nostro controllo, ma se avremo individui con etica, e qui si aprono molte cose, molti problemi, chi insegna e chi controlla l'etica degli individui? Non lo so. In secondo luogo, anche qui, i governanti, oso pensare con la cultura che hanno poi i nostri, sicuramente riusciranno, ma dovranno, i governanti delle nazioni, non solo nostre, di tutti, dovranno rendersi conto che hanno creato l'ONU, hanno sentito la necessità, ma non possono non sentire, non possono lasciare in mano a Facebook, in mano a Google, in mano a questo oligopoli di privati, di giganti di rete, il mondo. Questi hanno in mano il mondo, già adesso hanno in mano il mondo, non è pensabile di lasciarlo, continuare, sarà difficilissimo toglierlo, ma va tolto, va loro tolto,
non c'è niente da fare, io non so come, non lo so, però questo è il problema. Quindi l'evoluzione, siamo partiti da qui, siamo cresciuti un pochettino, abbiamo avuto il computer, ma adesso siamo qui, con il telefonino in testa e col cloud, non c'è niente da fare. Io non so cosa ci sarà dopo, non ho idea. Se manterremo nel nostro piccolo la nostra etica, le nostre cose, sì, nel nostro piccolo magari riusciremo a farlo. Però occorre un'ONU a livello mondiale. Già l'ONU fatica perché ha un regolamento che non funziona, perché non può, o come l'Unione Europea, mantenere che tutti devono essere d'accordo su una decisione, è impossibile, insomma. Quindi l'unica cosa che posso suggerirvi è diffidate da chiunque vuole dei cookie di mettere i dati vostri. Andate su un altro sito, tanto c'è sempre possibilità. Quello che trovo illegale, brutto, è che alcuni mi obbligano a dargli. Non so, vado Vodafone o Wind, che io ho bisogno di vedere il saldo, cose simili, diceva My Wind, ah, ma devi dare i cookie, ma io dico non lo do, però allora non puoi usarlo, non puoi vedere il saldo. Cioè, questa è una cosa che non è giusta. Ma è mancanza di legge è una cosa simile. Beh, spero di non avermi tediato, sembra una cosa.